dicevo prima, oltre alla presentazione di questo nuovo acquisto per l'Accent Group Latina Calcia 5, c'è anche e soprattutto quello che è il ruolo che la società presieduta da Gianluca Lastazza riveste nel sociale da quando il presidente ha preso in mano Latina Calcia 5, ossia 8 anni fa, vero presidente? Questo è il settimo campionato. 7 anni fa. E questa, questo rapporto, diciamo, questo contributo dato al sociale è cresciuto di anno in anno e quest'anno ha preso spazio, sta prendendo spazio in maniera predominante la Fondazione Latina Calcia 5. Non mi dilungo in altre cose, lascio la parola a chi ne sa più. Il preambolo è che penso che chi fa sport, se fa sport fino a se stesso, credo che sia riduttivo. Questo vale a partire da chi lo interpreta, lo sport, quindi dai campioni che quando fanno iniziative sul sociale e vengono elogiati, credo che sia un qualcosa sì che va al loro merito, però credo che debba venire che è nella natura delle cose. Chi ha la fortuna di rivestire dei ruoli importanti che arrivano al pubblico in maniera più diretta e diffusa, e quindi noi nel nostro piccolo con Latina Calcia 5, ma tutti gli interpreti del Latina Calcia 5 abbiano il dovere di far sì che la loro immagine, la loro persona serva a qualcosa di più che il semplice scopo di far divertire e innamorare i tifosi, fare delle giocate e quindi portare a casa i 3 punti. Quello è sicuramente importante, importantissimo, la passione per lo sport, in questo caso per il calcio a 5, ma per tutti gli sport, fa fare delle cose a noi presidenti e ai giocatori dei sacrifici che sono sotto gli occhi di tutti. Detto questo, però, ci deve essere naturalmente qualcosa di più. E quindi se non facessimo questo, credo che avremmo compiuto la nostra opera a metà. Io quando ho il piacere di incontrare persone che hanno delle problematiche su, come quelle che, di Serenella, piuttosto ecco, dell'associazione della IPD, come tante altre, sentirsi ringraziare fa piacere, però lo dico sempre, è un nostro dovere. Chi non fa questo ed ha la fortuna di stare a contatto con una moltitudine di persone, credo che debba quasi vergognarsi di non farlo, quindi è un nostro dovere. Ci viene spontaneo forse perché questa società ha nelle corde questo, perché è composta da persone che, a cui viene naturale farlo, e quindi siamo qui per fare il nostro. Ovviamente la premessa che facciamo sempre con tutte le associazioni è che l'impegno sarà sempre il massimo, il risultato tutto da scoprire. Ovviamente noi cerchiamo di lanciare un messaggio e più che altro dare visibilità alle problematiche di persone come loro. Poi sta alla gente che sta al di là dell'altra barricata a recepire il messaggio. Quindi l'impegno, ve lo garantisco, sarà sempre il massimo, e ci attendiamo che dall'altra parte tutti i nostri sostenitori, i tifosi, capiscano che da questa parte ci sono persone che hanno veramente bisogno, che nella loro disavventura trovano la forza per affrontare problematiche di una rilevanza veramente delle volte che sfiora il drammatico, e quindi è nostro dovere far capire anche con forza che vanno aiutati, perché anche il solo sostegno morale per loro è importante, al di là di quello che serve poi per fare una ricerca, magari come nel caso di Serenella, i fondi sono importanti, quello, ma vi assicuro che stare vicino a loro e garantirgli anche un minimo di affetto e di sostegno umano per loro fa la differenza, e sotto questo profilo credo che abbiamo fatto, mi prendo forse qualche merito in più di quello che non abbiamo, però abbiamo fatto veramente tanto e crediamo di avere, ecco, nel nostro piccolo
dato quel po' di forza in più che a loro serve ogni giorno per vincere le loro sfide. Quindi Matteo, spiega un attimo tu il progetto fondazione che nasce, diciamo, da lontano, perché l'embrione e poi tutte le iniziative che abbiamo fatto nei vari anni sposando singolarmente varie cause. Non chiuse Temme, si vedevano. Quando mi dai i bocchi, come lo sapevo, La mia ragazza 5 e anche questa è la mia ragazza 5. Questo è il segreto di tutti su Getemma, ragazzi. Ho capito bene, Getemma. Bellissima, è peccato che la telecamera prendesse solo qua, perché se no l'avremmo rivisto. Sai quante visite faccio YouTube? Tornando a noi e a quella che è la fondazione, innanzitutto vi ringrazio per essere qui questo pomeriggio. E mentre ascoltavo Gianluca, tra l'altro, notavo che proprio in maniera metaforica qui dentro, riuniti in questa saletta, ci sono tutte le componenti che faranno parte della fondazione, appunto i giocatori, lo staff, la stampa e i protagonisti della fondazione stessa. Come diceva Gianluca, lo possiamo definire un progetto più che una fondazione in sé per sé, e vi spiego subito il perché. Come anticipato, è un percorso che parte da lontano, che in questi ultimi anni si è contraddistinto per la vicinanza e lo sposare queste cause nobili associate a quello che è un ambiente sportivo. Molto spesso per tanti potrebbe essere una cosa inusuale, ma per quanto riguarda invece la Dina Calcio 5 è stata una delle basi che ci ha portato ad oggi. Con Gianluca ci siamo incontrati agosto, se non sbaglio, e parlando notavamo proprio di quante cose fossero state fatte in questi anni. Da lì è nata questa voglia di fare ancora, ma di farlo in maniera razionale, ovvero creare questo contenitore che potesse contenere tutte queste realtà e avere un'incisività particolare sul territorio. Adesso, dandoci una mano con le slide, andiamo a capire anche in che maniera. Che cos'è appunto la Fondazione Latina Calcio a 5? Un progetto socio-culturale, educativo, formativo per uno sport etico, solidale e responsabile. Quindi, come diciamo prima, uno strumento che realmente possa avere un'incisività sul tessuto sociale e possa aprirsi alla città non solo come ambiente sportivo, ma come ambiente che possa riempire la quotidianità delle persone. L'importanza dello sport, appunto, come diciamo prima, investire nello sport ad oggi è un qualcosa di fondamentale. Perché? Perché si sbaglia a recepire questo termine come elemento prettamente legato all'aspetto agonistico. Lo sport, e penso viene dimostrato ogni volta che giochiamo qui al palazzetto, è un momento d'unione, e questa condivisione può portare veramente a questi obiettivi di cui parleremo tra pochissimo, che sono la finalità della fondazione. Obiettivi tra cui la solidarietà, l'integrazione, coesione sociale, mutualità, sostenibilità e rispetto. Attraverso che cosa? E per questo dicevo dell'importanza delle varie componenti. La comunicazione, tutto ciò che verrà fatto dalla fondazione è indispensabile che sia trasmesso agli altri, alla città. È importante che la città sappia che esiste una realtà sportiva Latina che non pensa strettamente al risultato, ma che ha un'apertura e una mentalità che veramente abbraccia tutta la cittadinanza. L'inclusione e la partecipazione, come in tanti modi, adesso andremo ad elencare quali sono i progetti e sarà tutto più chiaro, e soprattutto la sensibilizzazione, ovvero tutti coloro che sono presenti al palazzetto, ma anche tutti coloro che parteciperanno agli eventi extrasportivi e saranno presenti al di fuori di questa struttura, dovranno capire il perché noi ci stiamo muovendo in questa maniera e quali sono determinate problematiche che possono sembrare totalmente lontane dalla nostra realtà, ma invece così non è, e possono appunto appartenere a persone con cui condividiamo cose tutti i giorni all'interno della quotidianità. Gli strumenti. Innanzitutto un periodo cartaceo che verrà distribuito durante le partite e informerà tutti quanti gli spettatori, o comunque sia le persone vicino alla squadra e alla società, di quelle che sono le azioni svolte dalla fondazione. Una newsletter che avrà la medesima finalità.
distribuzione di materiale informativo per quanto riguarda anche i risultati della fondazione stessa, e ovviamente per risultati parliamo di azioni pilota che non saranno azioni prettamente informative di facciata, ma che mireranno a dei risultati concreti di cui adesso vi parleranno appunto l'associazione IPD e Lughetto Sempre Nel Cuore. Eventi tematici che serviranno alla raccolta di fondi destinati alla ricerca e a dei percorsi, e i social network che sono stati scelti non a caso. Infatti una tematica del genere, soprattutto ad oggi, potrebbe sembrare distaccata e distante da molte persone. La scelta dei social network nasce proprio dalla volontà di far arrivare questo messaggio a tutti, e in particolare ai giovani. Quindi questo mezzo molto legato alla realtà giovanile è sicuramente ad oggi uno degli strumenti più incisivi e più concreti. Questa è un'anteprima appunto della pagina Facebook che da domani, insieme a quella Twitter, sarà presente online e sulla quale sarà possibile vedere tutte le iniziative e tutti quanti gli obiettivi della fondazione. Parliamo appunto di obiettivi, e in questa presentazione, diciamo, creata già qualche tempo fa, vediamo scritto la creazione di un processo reticolare nell'ambito culturale educativo, che in parole povere sta a significare cosa? Parlavamo prima di coesione sociale, e chiacchierando insomma con le associazioni o anche con tutte le altre persone che si sono interessate all'iniziativa, abbiamo visto che se riuscissimo a fine anno, oltre ovviamente ai risultati effettivi diciamo indicati come raggiungimento degli obiettivi per le borse o per altri progetti di ricerca, ma al di là di questo, se anche a fine anno non riuscissimo a mettere in rete e a creare questo sistema di condivisione, di confronto, di aiuto tra queste varie entità, sarebbe già un risultato enorme il fatto di non lasciare come interventi puntuali queste realtà sul territorio, ma creando questa catena, creando questa rete, l'ausilio di uno con l'altro risulterebbe assolutamente indispensabile. Questo è quello che fino ad oggi abbiamo provato ad improntare, penso che i risultati si iniziano a vedere e da adesso a fine anno sicuramente miglioreranno di giorno in giorno. Infine, ma non meno importante perché poi propedeutico al risultato conclusivo, leggiamo appunto un estratto del libro bianco sullo sport, che sono appunto i testi unici emanati dalla Comunità Europea relativamente all'azione dello sport come strumento educativo e sociale, in cui, appunto citando, si ribadisce l'interesse legittimo per lo sport, in particolare per i suoi aspetti sociali e culturali, nonché i valori sociali ed educativi che lo sport trasmette, quali l'autodisciplina, la sfida ai limiti personali, la solidarietà, la sana competizione, il rispetto all'avversario, che testimonia perciò un'apertura non solo alla realtà cittadina, alla città locale, e alla realtà locale che è quella che ci interessa di più da parte dell'ausilio che Latina Calcio a 5 vuole dare al territorio in cui vive, in cui gioca e di cui porta il nome in giro per l'Italia, ma un'apertura anche all'aspetto europeo, all'aspetto di alcuni progetti che possono precaricare il perimetro locale e che possono guardare ad un aiuto per queste realtà e per la città tutta in maniera più ampia e in maniera ancora più importante. Infine, ok, questa è diciamo la grafica di chiusura. Per quanto riguarda i prossimi eventi, al palazzetto, poi semmai faccio un resoconto più dettagliato scritto, così se volete pubblicarlo va ancora meglio, in cui nella partita di fine anno del 29 dicembre 2015 contro il Caos Ferrara ci sarà una raccolta giocattoli all'esterno del palazzetto che verrà devoluta ad una casa famiglia nella data del 6 gennaio. Per quanto riguarda invece le associazioni qui presenti, stiamo programmando giornalmente quelli che saranno gli eventi futuri. Adesso vorrei che i protagonisti insomma ci dicessero due parole. Noi saremo presenti qui il 29, ricordiamo noi, l'Associazione Italiana Persone Down, IPD. Saremo presenti qui il 29 per la vendita del nostro calendario, che quest'anno non l'abbiamo fatto con Latina Calcio a 5 come l'anno scorso, non l'abbiamo fatto con tutte le forze dell'ordine. Il provento della vendita
aiuterà le famiglie a pagare i corsi di autonomia che fanno i ragazzi. Perché sembrerà stupido. Spieghiamo che vuol dire corsi di autonomia, così esatto. Magari qualcuno. I corsi di autonomia per i ragazzi down sono dal semplice stare insieme, quindi condividere una semplice merenda senza zuffarsi, senza dire mio e tuo, quello lo voglio io, quello a stare seduti a tavola, composti, fermi, rispettare le regole e saper condividere con gli altri. Il semplice allacciarsi le scarpe, che adesso vedo i ragazzi con le scarpe con i lacci, sembrerà una stupidata, però i nostri ragazzi hanno una disprassia nelle mani e non riescono ad effettuare alcuni movimenti, quindi servono terapie mirate proprio per questo. E i nostri calendari servono appunto a pagare, i terapisti li aiutano i nostri ragazzi. Purtroppo noi abbiamo un cromosoma in più, quindi che ci limita un po'. Perfetto, quindi il 29 c'è la vendita di questi calendari qui, quindi ognuno venisse al palazzetto con 5 euro. Con 5 euro in più. Tutti i giocatori, in primis, diamo l'esempio noi. Adesso, ovviamente. Ovviamente come gli altri. Questo è per lei. Allora, visto dai, che questo non me lo rubavo. Sì, sì. Allora, di Matteo. Grazie per le grazie. Serenella, ovviamente per okay. Entrambi diciamo, le iniziative che citeremo adesso saranno solo una parte di tutta la calendarizzazione che avverrà da adesso a fine anno e che verrà poi aggiornata man mano sui siti e, attraverso la stampa. Insomma. Grazie. Vabbè, l'associazione punta, un buchetto sempre nel cuore, punta a raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie mitocondriali. Sono malattie rare che colpiscono i mitocondri dei nostri bambini. Questa malattia, a dispetto di Simone, porta ad avere e conoscere bambini purtroppo in stato vegetativo, quindi non camminano, non parlano, respirano solo con il respiratore, non mangiano per bocca ma con bec. Quindi noi cerchiamo di finanziare dei progetti che portano a scoprire la malattia, perché il deficit del complesso 1 della catena respiratoria è solo una piccola punta dell'iceberg, perché prendendo come esempio Simone ha questa patologia mitocondriale, ma purtroppo non ha nome. Quando gli è stata scoperta era il terzo o quarto caso in tutta Europa. Il fratello Luca non c'è più, e purtroppo se n'è andato per la stessa patologia nel 2012. Noi andiamo avanti creando serate, facendo mercatini, creando bomboniere per vari eventi, quindi battesimi, comunioni, matrimoni, facciamo tutto a mano e tutto ciò che entra per questi lavori viene devoluto. Fino adesso abbiamo avuto un ponte aperto con la ricetta pediatrica del Bambino Gesù. Stiamo prendendo contatti con un'altra associazione che si chiama Mitocon, che anche lei lavora su questi progetti. È un pochino più grande di noi, quindi loro sanno dove puntare. Noi adesso stiamo puntando tutte le nostre forze per cercare di scoprire qualcosa in più e per dare un futuro a questi bambini, insomma. Voglio dire una cosa in più, che sempre ringraziando tutti i nostri sponsor che ci danno sempre una mano per dare spettacolo in mezzo al campo, il messaggio deve essere che qualche volta qualche sponsor serve anche alle fondazioni, quindi magari che ci sia qualche imprenditore che prenda a cuore la fondazione, anche il Latina Calcio a 5 per questo aspetto della fondazione, perché sarebbe un ulteriore fare qualcosa ancora in più. E quindi questo video di questa conferenza, che
andrà ovviamente sulla pagina Facebook della fondazione, perché certo, come ovviamente sulla nostra pagina dove abbiamo oltre 40.000 fan, a partire da noi cerchiamo di condividerlo tutti e che questo messaggio arrivi veramente a chi ha possibilità magari di fare anche qualche offerta, qualche donazione per queste associazioni, perché andando sul concreto serve anche quello. Quindi il messaggio che mi sento di dare io come presidente della Dina Calcio 5 è: noi stiamo facendo il nostro, che dall'altra parte, a partire dai nostri sponsor e anche chi non lo è, di mettersi una mano sul cuore, perché ce n'è bisogno, soprattutto adesso che è Natale, che si dovrebbero aprire un po' di più i cuori, che ci sia qualcuno veramente che faccia questo. Prendo lo spunto per ringraziarlo pubblicamente, Antonio D'Alessio, che è uno di questi che con la Bricodale ha messo a disposizione la sua struttura, abbiamo fatto una bella giornata lì. Sono queste le cose, secondo me, che non costano molto, però la disponibilità agli eventi fa sì che poi il messaggio arrivi con più facilità a più persone. Posso dire una cosa che non c'entra nulla con la raccolta fondi? Simo, vieni? Sì. Non lui passa sotto. Tu stai, ha fatto il giro tutto. Era troppo sotto. Infatti. Simone c'ha 11 anni. Simone all'età di 2 anni e mezzo ha avuto un versamento della materia cerebrale. Lui non parlava più, non mangiava più, non camminava più. La sua parte destra non funzionava più. Lo chiamano il piccolo miracolo della patologia metabolica del bambino Gesù. Lui oggi gioca a calcio. Ha iniziato quasi un mese fa l'allenamento con il Latina Calcio a 5. Con mister? E a lui questa possibilità fino all'anno scorso non era stata data, perché comunque i bambini con questa patologia non possono fare sport perché manca ossigenazione, quindi non hanno la forza della muscolatura, sono ipotonici. Lui la sua piccola ipotonia l'ha avuta alle mani, adesso ne sta uscendo alla grande, e il suo versamento si è cicatrizzato, è praticamente guarito al 99% da questa parte qui. Sta lavorando, lavora duramente tutta la settimana, studia, anche se non gli piace. E la sua soddisfazione più grande, il sogno più grande si è realizzato. Ti ha detto che ci dobbiamo sbrigare perché lui deve andare all'allenamento. Quindi tocca a voi adesso, voi dall'altra parte come giornalisti in chiusura, quindi che domani ci sia una bella il video, pagina. Penso che vedremo, o meglio sentiremo in maniera ridondante la parola incisività. Cioè, noi siamo qui per arrivare all'obiettivo, se così non fosse non staremmo qui oggi, quindi faremo veramente di tutto per guardare all'aspetto pratico e non qualche a tutto ciò che gira intorno. Forse è meglio togliere qualche spazio in più all'imprese di Maina che fa un gol e parlare della fondazione, lo accettiamo ben volentieri. Ma lui lo imita Maina, eh? Ancora nei primi video del 2012 visti su YouTube. Va bene, anche noi. Grazie davvero.